Questo è il primo caso. Da quella scena pronto perché la vicenda vogliamo entrare? Sì, sì, entriamo, va, entriamo. Le prove appena. Allora, ha chiamato di nuovo la segretaria di signora e ha detto che il interdetto l'interdetto. Ricordare che sono stato una grande magari come un minato. No, quando fa questa cosa, dopo un minuto dopo, tu era papà, stavano presentando l'ennesimo libro, un sacco di libri. Questo punto facciamo anche direttamente il video. Essendo un cittadino del centro storico di Napoli, mi ricordo che impaurito dal terremoto, ero a mano di mio padre, all'improvviso vidi illuminare Palazzo San Giacomo e per me fu una speranza. Grazie Armando. Io dico subito che questo breve film mi ha commosso, ma la mia commozione non è la commozione di chi ricorda il passato, ma alla mia età siamo a guardare al futuro. Ed io ricordo solo di avere scritto, proprio a proposito del libro bellissimo, non mi sono mai così divertito, che Maurizio Valenzi è il sindaco di Napoli che ha dimostrato al mondo che i napoletani non sono disordinati per natura. Questo è un'apertura sul futuro, cioè noi non siamo incapaci di essere civili, dobbiamo avere certe condizioni oggettive che costituiscano per noi una sfida. E io credo che il grande insegnamento di Maurizio, oltre alla grande straordinaria simpatia umana e forza politica della persona, sia quella di ricordare sempre a ognuno di noi che si può essere liberi e giusti purché lo si voglia ciascuno a cominciare da se stesso. Grazie. Grazie professor Masullo. Per prima cosa vorrei ringraziare comunque i miei colleghi, tutta la redazione perché grazie al loro aiuto e al loro supporto siamo riusciti a realizzare questo documentario che non era facile, e in particolar modo il dottor Pennone che ha avuto fiducia in me, considerando che sono praticamente alle prime armi. Detto questo, devo dire che quando mi è stato proposto di realizzare il documentario, io Maurizio Valenzi lo conoscevo poco, più come per nome ma non per altro, essendo vissuto la mia, diciamo, proprio avevo 10 anni quando lui ha avuto in carica il governo di Napoli. E studiando la sua vita mi sono realmente appassionato, perché ho trovato un personaggio vero che ha dato tutto per il bene comune e per quello in cui credeva, e non semplicemente per un bene personale o appunto, come ho sentito prima, per un prestigio personale.
E questo l'ho trovato molto educativo, appunto. Questo, io penso che questo sia un aspetto veramente importante in questo momento in cui la società perde un po' di vista l'integrità della persona. Penso che Maurizio Valenzi possa aiutare a ritrovarla. Ma guarda, credo che ciascuno di noi, non soltanto per quello che abbiamo visto, ma per quello che ha vissuto, per la conoscenza diretta che ha fatto di Maurizio Valenzi e del suo contesto, sia in grado di scrivere un proprio libro di memoria e di testimonianza. Io ho avuto un rapporto molto intenso con Maurizio Valenzi e io mi sono sempre permesso di pensare una cosa. Con Maurizio Valenzi, dopo una serie di sindaci, alcuni anche di grande prestigio, abbiamo sentito Pietro Lezzi per esempio, no? Finalmente si è avuto un sindaco che non prendeva prestigio dalla carica che ricopriva, ma dava prestigio alla carica che ricopriva. Quindi io voglio dire che quello di Valenzi è un esempio da seguire, soprattutto per la politica di oggi. Come si può amministrare una città con le tante difficoltà e non dimenticarsi di non far mancare nulla, anche il problema della cultura. Lo ricordava Maurizio Scaparro, che ci fu un'invasione, sì, effettivamente con pochi costi e così via. Io voglio ringraziare Mimmo Pennone, che rivedo dopo tanto tempo, per il documentario che ha approntato, soprattutto la Fondazione Valenzi, Marco, Lucia, Valenzi e tutti gli amici che a livello volontario stanno collaborando per tenere vivo questa memoria che è molto importante soprattutto per i giovani. E io spero che questo documentario possa perlomeno avere un giro perlomeno nelle scuole, collegarsi a una serie di iniziative e farlo vedere a tanti giovani, ma cogliere sempre l'occasione di un dibattito su quel periodo, che è un periodo, diciamo, importante della storia di Napoli.